Vuoi la mia opinione di Mario oggi? Sì. Vicino al zero. Una semplice frase di Mr. Mu ed è di nuovo grossa polemica. Mario Balotelli in campo non rende quanto dovrebbe e Mourinho non è soddisfatto. Nella gestione di questo ragazzo sicuramente ci sono state delle incomprensioni o delle difficoltà anche da parte di Mourinho, che da questo punto di vista, lui che ha grande carisma, grande personalità, fa fatica con un ragazzo come Balotelli. Il Mario che mercoledì ha giocato 45 minuti, che ha 19 anni e che poteva fare molto di più, non mi è piaciuto la sua partita oggi. Era già capitato che Mourinho lanciasse delle frecciate a Balotelli. Il ragazzo di 19-20 anni, che di essere molto felice di guidare una piccolina macchina e che non sta pensando né a Ferrari né a Bentley. E che Balotelli rispondesse indirettamente. Questa non è la Ferrari, eh? In quell'occasione tutti furono coinvolti nella polemica sui bamboccioni. Non possiamo pensare che oggi un giovane di 20 anni sia uguale a quello ai 20 anni di 30 anni fa. Non sono più dei bamboccioni, io lo dico anche ai miei ragazzi. Voi siete dei ragazzi svegli, attenti, più maturi rispetto a quello che eravamo noi in passato. Cioè ci arrivano prima sulle cose, noi prima che ci arrivavamo sono cambiati i tempi. Forse il motivo di questa insoddisfazione Balotelli ce lo dà nelle ultime dichiarazioni. Tifo Milan, io all'Inter per ora. Io non capisco per che ragione una cosa molto bella di Mario Balotelli finisce del modo come ha finito. Che io ripeto, per me non è un dramma che Balotelli è nato milanista. Mourinho non sa più come affrontare il giovane campione. Secondo me le ha tentate tutte con Mario. E allora in questo momento ha voluto fare veramente andare in rottura. Mourinho, invece che dire non so più cosa fare, dovrebbe fare, senza dirlo, qualche altra cosa. E nella disperazione dichiara che di questo passo gli servirà l'aiuto di uno psicologo. Detto fatto, ci richiamo dal professor Gustavo Pietropolle Charmé, psichiatra di chiara fama specializzato in problemi dell'adolescenza. Una sua consulenza potrebbe essere risolutiva. Questa critica pubblica davanti a milioni di persone rispetto, come dire, al comportamento, al carattere, alla personalità, al livello di maturità, mi sembrava inopportuno proprio riferito agli obiettivi che un allenatore può porsi, che è quello di, come dire, anche un po' educare. Qual è la mia opinione di Mario oggi? Sì. Vicino al zero. Darsi per vinto e anche invocare l'aiuto dei giornalisti e del pubblico per aiutarlo, dargli dei consigli su come fare, mi sembrava che fosse un po', come dire, mortificante nei confronti del giovane. Ma quale potrebbe essere un consiglio utile per Mourinho? Credo che sia assolutamente essenziale che venga rivolta un'attenzione particolare proprio all'adolescente, al giovane. Il duro mestiere del giocatore di calcio lo si può fare soltanto se la persona che abita dentro quel ruolo lì è serena, equilibrata, si sente come dire, apprezzata, stimata, eccetera. Penso però che sia davvero fondamentale aver cura degli aspetti affettivi, relazionali, di chi fa un mestiere difficile e importante, come presumo sia quello di giocare davanti a 90.000 persone che ti fischiano e che ti rinfacciano il colore della pelle.